qua però, ci mostra per altri anni, guardate qua. Prima di leggere un breve intervento che ho preparato, vorrei, col vostro permesso, leggere alcuni messaggi. Noi per questa iniziativa avevamo invitato tanti personaggi e purtroppo chi per l'età, chi per una ragione, chi per l'altra, in questo periodo ci sono molti congressi, iniziative varie e quindi molti non hanno potuto accettare il nostro invito, però si sono fatti vivi. Comincio con Ernesto Treccani che ha fatto un lungo messaggio molto bello. Caro Pasquale, ho ricevuto il tuo invito a partecipare al dibattito sulla carenza degli spazi culturali a Teramo. Non posso essere presente per impegni precedenti e me ne rammarico, perché sono convinto che la chiusura della Galleria d'Arte Moderna toglierebbe alla città non solo il luogo ma anche i motivi di incontro per esperienze molto significative. Tutto quanto hai fino ad oggi organizzato ha reso Teramo un punto di confronto e di verifica tra i cosiddetti maestri e le tendenze espressive dei giovani artisti della provincia e le esperienze culturali dei tuoi concittadini. Proprio questi, con la partecipazione numerosa e sempre criticamente costruttiva, come posso testimoniare per esperienza personale, hanno dato positività al tuo lavoro e reso necessario oggi questo dibattito. Mi auguro che sappiate trovare spazi fisici e organizzativi affinché l'attività culturale possa andare avanti e crescere nel tempo. Poi qua ci sono una serie di telegrammi. Con te contro gesto anticultura, provincia per dignità, arte e tutela patrimonio culturale, tua iniziativa Romolo Liberale. Poi ci sta un messaggio molto bello che ci ha fatto l'attore Duilio Del Prete. Impegnata a Milano nelle repliche di Nata Ieri, non mi è possibile presenziare alla vostra tavola rotonda 11.197. Voglio però esprimere a te, caro Pasquale, e a tutti i partecipanti il mio appoggio e sostegno a tale incontro di solidarietà e lotta secondo una linea di impegno che da tanti anni ci anima e che per gli anni a venire ci vedrà sempre assertore di tutto ciò che nutre una società più libera, giusta e civile. Con affetto e stima Duilio Del Prete, sarò a Civitanova Marche in teatro il 5-6 aprile e spero di riabbracciarti. Carlo Pescatori ha fatto un lungo messaggio, ma io adesso devo sintetizzare. Comunque, ti vedo arrivare sempre pieni di idee, prendere un caffè e partire per Teramo, poi di rimbalzo per Venezia e poi questa strada, quanta strada, quanta fatica, quante speranze, quante illusioni, ma quanti amici. Per merito tuo ho meglio conosciuto ed apprezzato la tua antica e nobile Teramo e ho incontrato spiritose persone che sento amiche. Forza Pasquale, non mollare. Per dirla con Pasolini, tiri fuori dal buio delle coscienze la tua città, Carlo Pescatori. Causa concomitanti impegni, impossibilitato a partecipare al dibattito Fare Cultura a Teramo, previsto 11 gennaio prossimo a Venturo, si ribadisce attenzione e impegno questa Presidenza per problematiche riguardanti attività culturale cittadina e provinciale. Presidente della Provincia Claudio Ruffini. Invio sentita adesione per incontro di solidarietà per soluzione problemi Galleria Arte Moderna e Casa della Cultura, che rappresentano un centro per molti operatori culturali ed altri partecipanti per iniziative civili e politiche. Stop, con la piena solidarietà del Comitato Nazionale Ambiet personale e mio personale, augurando positiva soluzione. Stop, con via la partecipazione a Rico Boldrini. Tanti altri personaggi hanno telefonato, qui abbiamo la professoressa Gigliola De Donato della Fondazione Carlo Levi, c'è di là Maglio Gaddi Zancanaro, figlio di Tono, c'è un collega e amico organizzatore culturale, il cavaliere Amore Canton, è venuto un pittore da Cassino, Fernando Battista, e ci sono tanti altri personaggi venuti da tante parti.
abbiamo avuto tante telefonate di scuse, di impegni. Gerardini, c'è il congresso, dice non posso lasciare, non posso venire. Io farò una breve introduzione, poi alcuni interventi e poi apriamo il dibattito, quindi ognuno di voi può dire quello che pensa. Allora, cercherò di essere molto breve, ho preparato poche note, però penso che queste ve le devo leggere. L'argomento che ci riproponiamo di dibattere oggi, insieme alle autorità locali e regionali e agli operatori culturali, ovviamente non è un tema né nuovo né originale. È un problema annoso, quella della carenza delle strutture per fare cultura, che ci trasciniamo da oltre 40 anni. I giovanissimi ignorano, ma gli adulti ricordano bene la realtà teramana dell'immediato dopoguerra. Allora, per la verità, non si faceva cultura, ma si giocava nelle strade. I giovani vivevano la vita associativa nel quartiere, negli oratori, nelle parrocchie. Poi nel dopoguerra i circoli giovanili e ricreativi dei partiti hanno avuto tanta importanza nella formazione e nell'aggregazione delle nuove generazioni. Avevamo allora il teatro comunale con l'annessa sala Cetra, dove Giorgio Bandini iniziava la sua brillante carriera di regista, dove recitavano Elvano Alberico e tanti altri giovani. C'era il circolo Stella, dove si cominciava a mettere in scena i problemi sociali e i giovani si radunavano attorno alla dizione di poesie, dove si ballava, anche si giocava, si leggeva libri della per l'epoca fornita biblioteca, dove si viveva la vita associativa. C'era anche allora la società di mutuo soccorso Fratellanza Artigiana e tanti altri luoghi di incontro e di aggregazione. Per quei tempi, per le limitate esigenze dei teramani di allora, i problemi non esistevano. Questi cominciarono ad affiorare verso la fine degli anni 50, quando ebbe inizio il boom economico e fu abbattuto il glorioso teatro comunale. Sul finire degli anni 50 gli spazi disponibili non erano più sufficienti, perché l'emergenza della guerra e del dopoguerra era superata, perché la città cominciava a crescere con l'inizio della fuga dalle campagne, perché aumentavano le esigenze e si sviluppava il desiderio del sapere dei giovani. Da dirigente provinciale dei giovani comunisti mi feci interprete dei desideri dei giovani e con il professor Piero Tempesti, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Collurani, con Riccardo Cerulli, con Giuseppe Lettieri, Silvio Carone, Sandro Melarangelo, Vincenzo Rofe e tanti altri, cominciammo a promuovere ed organizzare alcune iniziative culturali. Se volessi qui ricordare e rimarcare le immense difficoltà che incontravamo, perderemo molto tempo e il filo del discorso. Lasciamo il tutto all'immaginazione dei giovani e ai ricordi di quanti ci sono stati allora vicini. Quando pensammo di dare vita al Centro Culturale Antonio Gramsci, molto ingenuamente pensavamo di dare vita ad una istituzione cittadina al di fuori e al di sopra delle divisioni politiche che allora erano molto marcate. Per ragioni indipendenti dalla nostra volontà, molti vollero colorare di rosso il centro. E quanti vedevano il rosso come il fumo agli occhi si lanciarono in una battaglia che solo a distanza di anni i più onesti hanno ritenuto sbagliata. Nonostante le avversità, la carenza degli spazi, le difficoltà economiche, il centro Gramsci tra il 1961 e il 1965 riuscì a rompere il secolare isolamento della città, a collegare la città con tutta la cultura italiana, ad ospitare per conferenze e dibattiti tutti i più illustri intellettuali italiani, a favorire il confronto delle idee, a far scoprire il desiderio di cultura viva nella provincia. In concorrenza con il Gramsci sorsero e vissero, fino a quando visse il centro Gramsci, il circolo alla nuova frontiera, animato dal sindaco Carino Gambacorta, l'associazione della stampa animata e diretta da Marcello Martelli, Nino D'Amico, Fernandi Aurini ed altri giornalisti. Il centro incontri studenteschi animato da Pasqualino Gambacorta, il circolo universitario teramano animato da Berardo Cavarocchi, Roberto Pelilli ed altri, l'associazione giovanile musicale, la cattedra cateriniana, il centro di azione sociale e turismo giovanile, l'associazione filarmonica teramana e tanti altri che adesso mi sfuggono, scusate. Tutta la frenetica attività culturale, svolta con mezzi e spazi di fortuna, fece sorgere in ognuno il desiderio di creare spazi adeguati, più accoglienti e più rispondenti alle mutate esigenze della città. Purtroppo,
e dico purtroppo con tanto rammarico, allora la politica era molto dura, la miopia politica molto accentuata in tutti gli schieramenti. L'eventuale possibilità di unire tutte le forze cittadine non esisteva e di conseguenza Teramo perse l'occasione di costruire, con il contributo morale e finanziario di tutta la cultura italiana, una casa della cultura moderna e funzionale. L'appello che avevamo preparato assieme a Carlo Levi fu firmato da intellettuali del calibro di Renato Guttuso, Marino Mazzacurati, Rino Dal Sasso, Edmondo Aldini, Carlo Levi, Franco Grasso, Edoardo De Filippo, Alberto Morabia, Libero Bigiaretti, Carla Marzi, Giacomino De Benedetti, Pierpaolo Pasolini, Carlo Bo, Franca Rame, Dario Fo, Ada Marchesini Gobbetti, Leopoldo Piccardi, Adriano Seroni, Ernesto Ragionieri, Cesare Luporini, Franco Andoricelli, Sergio Liberovici, Ettore Capriolo, Mario Gozzini, Lucio Lombardo Radice, Gabriele Baldini, Giancarlo Cobelli, Valerio Zurlini, 35 firme degli intellettuali più illustri del paese. Il centro Gramsci non riuscì ad ottenere dal sindaco Gambacorto un'area edificabile, non riuscimmo a dare vita al consorzio fra tutti i circoli e l'associazione e ad annullare tutti gli sforzi provvidi dalla questura, che denunciò il sottoscritto e il professor Piero Tempesti e il tribunale che processò condannò entrambi per questo abusiva. Nel 1965, con Paolo Terni, genero di Giulio Einaudi, e Baldo Altrovandi, cognato dell'editore torinese, avevo tentato di aggirare l'ostacolo. Paolo Terni, all'epoca dirigente della Formez, fece chiedere dall'ISES al comune di Teramo un area per la costruzione di una biblioteca comunale. Nemmeno l'ISES, che allora dipendeva dalla Cassa del Mezzogiorno, riuscì ad ottenere dal sindaco l'area richiesta. A Sulmona, ad Avezzano e in tanti altri centri del Meridione sorsero in quel periodo edifici moderni con biblioteche, sale per conferenze e per iniziative culturali varie. L'ISES successivamente dalla Cassa del Mezzogiorno passò alle regioni e i centri di servizi culturali di Teramo sono rimasti nei locali presi in affitto, con la sola possibilità di ospitare i giovani nella biblioteca, non possono fare di più perché non hanno spazio ovviamente. In verità, ad anni di distanza dalla richiesta dell'area da parte del Formez, Roberto Pelillo, allora assessore, si adoperò per far costruire un palazzo vetrocemento di fronte al Teatro Romano, ma non ebbe miglior fortuna. Con la costruzione della Casa della Cultura, noi del Gramsci sognavamo e ci battevamo per la realizzazione di un museo d'arte contemporanea. Carlo Levi, Renato Guttuso, Marino Mazzacurati, Corrado Gagli, Giovanni Miccioli, Ernesto Treccani, Tono Zanganaro, Giovanni Malarangio e tanti, tanti altri artisti si erano detti disposti a donarci le loro opere. Non riuscimmo a risolvere il problema della Casa della Cultura e di conseguenza saltò il progetto relativo al museo. Nel 1966, pur essendo già fuori dal centro Gramsci, provai a portare a Teramo, a tempo indeterminato, il famoso dipinto di Carlo Levi, Lucania. Levi venne a Teramo a fare un sopralluogo. Invano cercammo un salone con una parete di circa 20 metri capace di ospitare l'opera. Non ci riuscimmo, ovviamente. Dopo la morte dell'artista, la Fondazione Carlo Levi ha destinato l'opera e tutta la biblioteca meridionalistica del maestro alla città di Matera. Abbiamo perso allora una grande occasione, ma a distanza di 30 anni esistono ancora delle possibilità. Da mesi con la Fondazione Carlo Levi stiamo studiando il progetto di portare a Teramo una 60ina di opere di Carlo Levi per la realizzazione di un museo d'arte contemporanea. Questo museo, come dai sogni di Carlo Levi, non dovrà essere solo un luogo dove si appendono opere d'arte alle pareti, ma un centro dove si produce e si diffonde cultura. Ne parlerà più diffusamente l'assessore Marco Guarchioni, la professoressa De Donato, cioè su questo tema insisteremo, approfondiremo, però il tema del museo è un tema molto importante. Ripeto, ampliaranno questa parte del discorso che io sto soltanto saltando per non annoiarvi. E dunque, io adesso salto alcuni brani. Mi limito ad esortare la città e le autorità a mobilitarsi per far sì che il progetto si realizzi entro l'anno, perché qui dobbiamo ovviamente
mettere mano a un progetto e non fare come in tante occasioni che si parte e poi non si arriva mai. Dovremmo veramente rimboccarci le maniche, partire e arrivare in tempi brevi. Partiamo con decenni di ritardo, non sciupiamo con le lentezze della burocrazia e con il ritornello della mancanza di fondi la grande occasione che ci viene offerta dalla Fondazione Carlo Levi. Ripeto, il museo può essere un centro di vita culturale attivo e creativo, può diventare un centro che raccoglie ed attiva i cittadini non solo come spazio interno ma anche forza centrifuga, in quanto potrà essere promotore della rivalutazione del premio letterario Teramo, del premio Gianno De Venanzo, del premio di scultura Marina Mazzacurati che ci siamo riproposti di fare già dalla prossima estate su alla Villa Comunale e di tante altre iniziative che, cioè, se ripartiamo per fare cultura, io sto citando alcune cose, ma abbiamo la possibilità di fare tante cose. Prima di concludere, una piccola annotazione personale. Come a tutti noto, sulla Galleria d'Arte Moderna incombe la minaccia dello sfratto. Non è a tutti noto. E come a tutti noto, la Galleria d'Arte Moderna dal 1967 ad oggi ha allestito decine e decine di mostre, ha messo in contatto tanti illustri maestri con i giovani artisti e non solo a Teramo, ma anche a Nereto, a Giulianova, al Barriati, Gatri, Montorio, Canzano, Pesco Costanzo, Pescina e in tanti altri centri del paese. Il tutto usufruendo di uno spazio di circa 42 metri del Palazzo Delfico, concesso a suo tempo dal presidente della provincia dell'epoca, Giuseppe Lupini, su sollecitazione del segretario della Democrazia Cristiana dell'epoca, Berardo Gramenzi. Questo spazio ha rappresentato non solo la possibilità di continuare ad operare in mezzo ai cittadini, in un luogo facilmente raggiungibile, ma anche un incentivo ad operare perché proprio quei dirigenti politici che mi avevano avversato per tanti anni mi venivano incontro per continuare la mia attività di operatore culturale nonostante conoscessero fin dall'adolescenza il mio costante impegno in seno al PCI, da sempre opposto alla DC. Oggi, per uno strano gioco del caso, mi vedo negata questa possibilità proprio da un'amministrazione con presidenza tidesina. Ma forte dell'onestà del mio lavoro, tanto nei riguardi delle strutture politiche quanto e soprattutto verso i cittadini di Teramo, sono certo che il compagno Claudio Ruffini e l'amministrazione provinciale troveranno la soluzione affinché, nell'ambito della nuova biblioteca delfica, vengano ritagliati quei 42 metri per la prosecuzione delle attività culturali che non va certo soffocata, ma rappresentano attualmente uno spazio disponibile almeno per l'esperienza artistica. Questo era il breve intervento per aprire il dibattito. Diamo la parola a Quartioni e poi, ripeto, continuiamo col dibattito. E io vorrei ringraziare tutti gli intervenuti, vorrei ringraziare Pasquale Di Moncelli, la professoressa De Donato, tutti. Ovviamente spero che questo problema della Galleria d'Arte Moderna, che non è stato semplicemente un'attività economica qui a Teramo, è stato anche un punto di riferimento culturale importante che ha avuto tanto merito e tante possibilità di incontri culturali anche con personalità di rilievo e di contatto con questa città, quindi spero che si possa trovare una soluzione a questo problema. C'è un problema più generale sul quale questa sera siamo invitati a riflettere, che è quello della mancanza di spazi culturali, della inadeguatezza degli spazi culturali che ci sono nella città di Teramo e soprattutto per una città che ha e deve avere una spiccata vocazione culturale e turistica, anche perché per la sua posizione geografica, per l'essere una città capoluogo e per stare vicino al Parco Nazionale, alla costa, quindi avere anche possibilità di turismo culturale di un certo rilievo, sicuramente questo è un tema fondamentale. È un tema che l'amministrazione comunale di Teramo sta affrontando in maniera ampia, e questo ovviamente comporta dei tempi. C'è stata un'eredità pesante perché nel corso degli anni abbiamo visto che gli spazi culturali si sono sempre più ridotti
sempre più ridotti e quindi ovviamente ricominciare a ripensare una rete di spazi e portarli a termine con le note vicende, le note difficoltà che gli enti locali hanno anche di carattere economico non è una cosa semplice, però l'amministrazione ha fatto uno sforzo notevolissimo sia per quel che riguarda la sistemazione del museo archeologico che a breve verrà inaugurato, delle aree archeologiche così importanti, c'è in corso il progetto di Piazza Sant'Anna che ci farà recuperare uno spazio importantissimo sia archeologico sia di spazi sottostanti, c'è tutta la problematica relativa al teatro, è una problematica ancora aperta ma che sta cominciando ad avere una sua definizione, c'è questo finanziamento per l'auditorium di cui appunto poi più specificamente e panoramicamente potrà l'assessore Di Pietro dare un quadro più completo anche in ordine ai tempi. C'è questo discorso che si è riaperto sul Museo della Fisica e dell'Astrofisica, che dovrà essere anche non soltanto un museo della fisica e dell'astrofisica, anche un museo della scienza, recuperando quello che è stato un po' la storia della scienza di questo luogo, ma collegandoci a quelli che sono le realtà attuali della ricerca in questo territorio, sia in primo luogo l'osservatorio astronomico, sia il laboratorio del Gran Sasso. Quindi si sono riaperti tutta una serie di discorsi, c'è la nuova biblioteca provinciale che il primo lotto che comprende anche una sala polifunzionale è in via anch'esso di definizione, quindi io spero che questa primavera di questo anno sarà una primavera di apertura di diversi spazi importanti che potranno unitamente all'impegno dell'amministrazione sul piano culturale, sul piano delle strutture e unitamente alla vivacità culturale che questa città pur tra mille difficoltà esprime, quindi possa essere questa primavera l'inizio di una primavera culturale e di una primavera anche di sistemazione degli spazi culturali. C'è il grosso discorso del teatro popolare, anch'esso si stanno recuperando i fondi e a breve dovrebbero iniziare i lavori e quindi potremo avere una serie di funzioni, di spazi culturali che sicuramente ci metteranno in una condizione, diciamo se non ottimale, però direi una condizione più che buona per quel che riguarda la promozione della cultura. Certo, questo è uno sforzo che purtroppo richiede tempo, alcuni spazi potremo recuperarli a breve, per altri ci vorrà del tempo perché ci sono delle azioni di carattere amministrativo, di carattere progettuale, di appalti eccetera da fare, da effettuare, però ecco, mi sembra che una strada e una consapevolezza che non è soltanto di questa giunta, ma direi anche dell'intero Consiglio Comunale di operare in questo senso, credo che sia, che ci sia da parte di tutti. C'è l'esigenza ovviamente sentita di coordinarsi meglio tra amministrazione e associazioni, anche di coordinarsi fra tutte quelle istituzioni che operano nel campo culturale con dei fondi e quindi sia con manifestazione propria sia sostenendo le iniziative culturali, la Regione, la Provincia, la Fondazione Tercas e gli altri istituti di credito che operano in questo campo. Quindi io spero che in tempi brevi l'impegno che questa sera prendo, ma già l'abbiamo discussa in commissione un mese fa prima che poi le note vicende ci facessero decadere a me e all'assessore Di Pietro Antonio, quindi abbiamo già esaminato il regolamento per l'istituzione della consulta della cultura, a questa consulta della cultura io credo che dovremo anche affiancare dei gruppi di lavoro specifici sulle singole branche di attività culturale e spero che si possa anche realizzare un comitato di coordinamento fra gli enti in modo da un lato programmare con maggiore attenzione cercando di non far accavallare
le iniziative culturali e di coordinarsi meglio anche in termini organizzativi, in termini di spazi nel corso di tutto l'anno. Dall'altro di razionalizzare e di ottimizzare le risorse economiche che questi enti hanno in modo da coprire tutte quelle che sono i bisogni, le esigenze e la vivacità che la città esprime. Quindi credo e spero che questo dibattito importante, perché pone alla luce questo problema e serve da stimolo all'amministrazione per fare più in fretta e meglio, spero che appunto possa essere un incontro anche produttivo, perché per quanto riguarda gli spazi espositivi che mancano, poi l'assessore Di Pietro potrà essere più puntuale, ma credo che entro un mese potremo mettere a disposizione un locale appunto che fa parte del progetto di Sant'Anna e che abbiamo visto anche con altri esponenti dell'associazione, è un locale ormai attrezzato di tutto e quindi che potrà essere messo a disposizione della cittadinanza proprio come fatto espositivo, anche perché mettere a disposizione questo in accordo con le associazioni e con il comune può essere importante, può essere l'occasione di un punto di incontro stabile e può essere anche l'occasione per far mantenere da sé una struttura, perché queste cose poi anche in altre città, a Pesaro, nelle Marche, eccetera, ci sono delle gallerie comunali che appunto fungono da momento espositivo e si mantengono da sé in termini di spesa, perché poi ogni artista in qualche modo contribuisce con le mostre anche da un punto di vista economico. Quindi credo che questo possa essere un primo passo per arrivare, diciamo, nel periodo di primavera a inaugurare questi spazi importanti di cui ho citato prima, e poi ci sono ovviamente tante altre problematiche, l'ampliamento del Museo Civico, il recupero del Castello della Monica, la possibilità di recuperare alcune aree industriali per una galleria d'arte moderna e contemporanea, per la quale ci sono anche finanziamenti europei destinati a questa questione. Quindi ci sono queste cose che teniamo ben presente e voglio sperare che con l'impegno e con un certo tipo di stimolo che viene dalla città continuo si possa appunto arrivare a una soluzione positiva per tutti questi problemi, ovviamente in un arco di tempo che dovrà essere ragionevolmente non brevissimo. Però ecco, ci sono alcune risposte che nell'immediato possono essere date. Ecco, io ridò la parola a Pasqualino Limoncelli, oppure non so se vogliamo aprire prima il dibattito e poi eventualmente l'assessore Di Pietro ha risposto, oppure vuole apriamo il dibattito, quindi per chi vuole intervenire. Questo purtroppo noi non è che possiamo rispondere, perché il locale è dell'amministrazione provinciale, ecco. Possiamo fare dei passi affinché si riesca a trovare. No, io l'ho detto, per quanto riguarda lo spazio proprio della galleria, ecco, c'è un consiglio lunedì, il consiglio può fare anche una mozione, prendere una posizione su questo problema, però è l'ente provincia che deve in qualche modo trovare una soluzione. Ovviamente possiamo fare dei passi politici affinché si tenga presente ovviamente la storia di questa galleria, però poi è la provincia che tecnicamente deve trovare una soluzione.
Per quanto riguarda il premio di scultura, già stiamo lavorando al bando per riattivarlo. Premio Mazzacurati dovrebbe riprendere quest'anno, se tutte le cose vanno bene, io spero di sì, stiamo già lavorando al bando, quindi stiamo già programmando per questo anno di riprendere questo premio di scultura che era ed è un'occasione molto importante. Lo spazio relativo alla galleria, ecco, io per quel che riguarda il Comune le ho risposto, nel senso che il Comune può fare pressione dal punto di vista politico, però non è che può decidere di un locale non suo, ecco, c'è questo problema di... Sì, questo sì, sicuramente. Aveva per questa città e per la Galleria d'Arte Moderna. Io non voglio fare il polemico perché sono un ospite anche per la città che stimo molto, però riallacciandomi a quello che diceva poco fa l'intervento, io trovo purtroppo significativo, e tornerò anche fra un momento su questo, che da parte della provincia, sapendo di questo incontro, ci sia soltanto un telegramma del Presidente e nessun partecipante. Secondo me questo è significativo, e tornerò più avanti rapidamente su questo punto, è significativo di un certo modo di fare politica che ha la sinistra. Teramo lamenta la mancanza di spazi culturali, è vero, la mancanza non è solo di Teramo, io vengo da Padova, la mancanza è di Padova, l'amico Cantone è di Belluno, la mancanza è di Belluno. La mancanza di spazi culturali purtroppo in Italia è una costante, ed è una costante che si sta anche molto ampliando. Siamo pieni di impegni per il futuro, siamo pieni di buone parole, ma sappiamo che anche l'inferno è lastricato di buone intenzioni e ci si cammina molto male. Alla base di tutto questo c'è il problema fondamentale purtroppo della mancanza di fondi. In Italia la prima spesa che si taglia quando c'è da risparmiare qualche cosa, e la si taglia in maniera veramente bovina, è la spesa per la cultura e per la scuola. Sono i primi due punti dove si va a togliere. Non si tiene conto dell'aspetto reale dal punto di vista economico del problema, ovviamente sempre a mio modesto parere, in particolare per la scuola, che crea l'economia del domani, e se oggi noi non creiamo i personaggi che domani guideranno il paese, se gli alunni che escono dalle nostre scuole, con le ultime modifiche fatte, io sono un insegnante, quindi è un argomento che conosco molto bene, usciranno asinini, avremo un paese guidato da asini. Questo perché si tagliano le spese sulla scuola. La scuola crea l'economia di domani, la cultura, che è economia già oggi, basti pensare a Palazzo Grassi, si accennava prima ai musei che qui vivono da soli, Palazzo Grassi a Venezia è una fabbrica di soldi, la cultura è un momento fondamentale per creare benessere, per creare economia, ma per fortuna la cultura non crea solo economia, la cultura è un qualche cosa di più. Limoncelli ha ricordato il dopoguerra, nella sua breve introduzione ha ricordato rapidamente gli scontri che c'erano fra destra e sinistra, fra Democrazia Cristiana e PC, tanto per dirla rapidamente. Beh, se quegli scontri sono stati superati è perché c'è stato uno sviluppo culturale che ha portato alla comprensione di posizioni diverse e all'avvicinamento di posizioni diverse. La maturazione culturale ha permesso di superare i problemi. E da questo punto di vista, rilasciando un momento al discorso iniziale, la Galleria d'Arte Moderna è stata sicuramente un luogo in cui si è fatta cultura. Oggi la si vuole chiudere, io non conosco le motivazioni, sicuramente la provincia avrà le sue valide motivazioni, però io credo che sia significativo, e mi riallaccio a quello che dicevo prima, che
che questo intervento venga fatto da un partito che si richiama alla sinistra. La sinistra ha tuttora ed ha sempre avuto la paura di dimostrarsi nepotista, per cui prima si osteggiava, chi faceva cultura di sinistra era osteggiato da chi aveva il potere. Oggi chi ha il potere continua ad osteggiare chi fa cultura a sinistra, perché ha paura di dimostrargli si amico, ha paura che gli si rinfacci il fatto di appoggiare chi è dalla sua parte. E questa è una cosa che capita ovunque. Io organizzo molte mostre per quanto riguarda l'attività di Tono Zancanaro e vi assicuro che la difficoltà più grossa si ha con le amministrazioni di sinistra. Veramente è difficile, si va a sbattere contro muri di gomma. È vero che mancano i fondi, ma è anche vero che si può fare cultura con pochi soldi, si possono fare mostre bellissime con pochi soldi, però c'è la paura di dimostrarsi aperti verso chi è dalla nostra parte. Sempre Limoncelli ha letto prima il telegramma di Treccani, che io vedrò giovedì e gli riporterò anche questo nostro incontro. La galleria deve essere vista effettivamente come era una volta, come punto d'incontro. Una volta nella galleria d'arte ci si vedeva per parlare, per discutere. Oggi le opere d'arte si vendono per televisione. La galleria non è il punto in cui si commercia. La galleria dovrebbe tornare ad essere il punto, il momento in cui si fa effettivamente cultura. Io voglio chiudere questo mio intervento riallacciandomi a quello che diceva Limoncelli riguardo al museo e al progetto, se non ho capito male, che la Fondazione Carlo Levi possa dare una parte delle sue opere in prestito o con qualche forma di comodato a questo nascente museo di arte contemporanea della città di Teramo. Io, a nome dell'archivio storico Tono Zancanaro, sono disposto a fare la stessa cosa. Se verrà fatto questo museo, io sono disposto a donare, come ho già fatto per esempio con la città di Ravenna e con il Museo di Padova e con altri enti interessati, sono disposto a donare delle opere significative di Tono Zancanaro a questa città. Vi ringrazio dell'accoglienza, anche perché Tono effettivamente era molto legato a questa città. Vorrei che non succedesse però quello che è successo con Giulianova, altra città a cui Tono era molto legato e a cui voleva regalare un mosaico che non è mai stato realizzato, nonostante gli impegni presi dal comune. Meglio mettere le mani avanti, io sono molto schieto. Vi ringrazio. Allora, sono Marisa Di Pietro di Rifondazione Comunista, parlo a nome della segretaria di partito e colgo, apprezzo molto l'iniziativa organizzata da Pasquale Limoncelli, perché sicuramente la cultura, che rappresenta il benessere della città, finalmente grazie a un singolo comunque viene messa in evidenza e si organizzano convegni grazie a questo singolo e non ci sono associazioni, ente, manifestazioni eccetera dietro. La cultura, come ho detto prima, rappresenta il bene della città. Ora, Rifondazione Comunista, in merito alla cultura, ha programmato già da 2 anni diversi passi da fare, come il museo che deve essere sicuramente aperto non solo i giorni feriali, ma anche i giorni festivi, perché l'attività culturale comunque rappresenta uno sviluppo a livello turistico e questo sviluppo a livello turistico rappresenta sicuramente maggiore occupazione. Il museo, tra l'altro, sappiamo che ci sono stati finanziamenti da parte della Regione. Ora, ci deve essere messa sicuramente una commissione di vigilanza e spero che il Comune provveda a che i criteri adottati per questa commissione di vigilanza siano i più preferiti possibili, i migliori possibili. Un'altra cosa che Rifondazione ha evidenziato è la necessità di creare un ente manifestazione. E questo perché? Per non ripetere, ad esempio, l'ultima occasione in cui al Comune veniva presentato
il libro di Alfonso Sardella, mentre in provincia veniva presentato il calendario 97 della provincia. Ossia, quest'ente manifestazione deve stare all'altezza soprattutto di pianificare le attività culturali che si avranno a Teramo. Quest'ente manifestazione, a differenza delle precedenti amministrazioni, spero a differenza, non deve essere un ente inutile, passivo, un ente al quale richiedere soldi, contributi, no. Deve ben vagliare le attività culturali che vengono fatte all'interno della città, ossia non può essere un'associazione fantasma che mi richiede finanziamenti per un'attività culturale non programmata dal comune stesso, dall'amministrazione comunale, non pianificata. E quindi vagliare bene quali sono i criteri per adottare per favorire un certo finanziamento, sia dal punto di vista comunale, sia dal punto di vista provinciale, sia dal punto di vista regionale. Ora, gli spazi mancano, noi avevamo previsto una sala polivalente, un centro polivalente per giovani ed anziani, quindi un luogo di aggregazione sociale. Io spero che il nuovo segnale di rottura che darà questa amministrazione con la precedente riesca anche a livello culturale ad evidenziarsi appunto rispetto alla precedente. Grazie. Deve venire qua, so. Io non voglio affrontare il problema della cultura nella maniera così dotta, ma da imprenditore l'affronterò dal punto di vista del concreto. Talune ipotesi che ci sono pervenute dagli interventi che mi hanno preceduto, si suppone che tra il 97 accadranno delle cose, ci sarà una crescita, l'ipotesi di apertura di nuovi spazi, l'ipotesi di nuove attività culturali. Ritengo questo un po' falso, ma per delle ragioni abbastanza pratiche. Le leggi regionali, faccio conto la 56 e mi stupisce che non sia presente il Centro Servizi Culturali di Teramo, ma poco da stupirsi, la 56 impone che i progetti vengano presentati a ridosso del 30 di settembre di ogni anno, quindi i giochi per il 97 sono pressoché fatti, quindi ciò che si suppone che debba accadere non accada salvo fatto per coloro che hanno presentato i progetti. Così per quanto riguarda la progettazione presentata per la Fondazione Tercas, che scade il 31 di ottobre di ogni anno, quindi anche quella fase lì è pressoché chiusa, anche per quanto riguarda la progettazione da inoltrare all'assessorato, che non esiste perché c'è il presidente della provincia, quindi l'assessorato alla cultura della provincia, è bello che è chiuso, in quanto i termini scadono entro il 30 di dicembre, a meno che poi non si facciano altri tipi di giochi. Questo è chiaro che è fattibile. Quindi stare a raccontare che nel 97 accadrà è poco vero. Nel 97 quello che deve accadere è già in essere. Accade quindi che il Comune di Teramo, determinati fondi per determinate manifestazioni che sono presentate con la 56, faccio conto che so io, con la 56 o per la Fondazione il Premio Teramo, per dirne una, è già bello che è deciso, non è che domani ci si mette a parlare, facciamo un Premio Teramo particolare. Tanto quelle sono. La cosa invece più importante
è che non è che mancano gli spazi culturali, quello è un motivo, è un pretesto per essere qui. Questo lo si è detto per la quarta volta, al quarto incontro, ce lo stiamo ridicendo ogni volta, mancano sti spazi, bla bla bla. Il problema più grave invece è che manca una referenza qualificata. La referenza qualificata è la persona che, eletta dal popolo, occupa un posto al quale lui deve destinare la sua progettualità. C'è il comune che si esprime per determinati progetti, ascoltando anche le istanze dei professionisti o delle associazioni, così la provincia. Non ci si può limitare a cavalcare determinate situazioni, tipo, non so, la vetrina del parco fatta a Montorio, strombazzata per mille versi come attività culturale, altro non era che un carrozzone a 370-380 milioni che non ha prodotto nulla. Qualcuno se lo ricorda la vetrina del parco? Ha prodotto una bella mangiata per molti a 50.000 lire a testa, ha prodotto dei concertini a cui ha assistito poca gente, un bailame di situazione e un buco finanziario che io non so come andrà coperto, tra l'altro sono uno delle tante vittime di questa. E così altri tipi di carrozzoni. Non è neanche vero, ad esempio, che mancano le risorse. Faccio un esempio. Anche questa è una grave mancanza. Questa sera non è presente qui l'ufficio dell'Informa Giovani della provincia. C'è per caso? Allora, l'ufficio Informa Giovani della provincia, che deve fare una programmazione, oltre che informativa per i giovani, anche culturale. Bene, non essendoci fondi, comunque il 14 di questo mese la provincia butta l'amo, organizza un concerto di Edoardo Bennato, spende 30 milioni per un giorno e fa una cosa che si chiama parliamo di sesso, droga e rock and roll. Bella la cosa. Con 30 milioni però se ne possono fare 6 di quei convegni, in collaborazione con l'università, con la scuola, perché è dalla scuola che parte, è dalla scuola che escono i primi disegni, le prime note al flauto dolce, la prima drammatizzazione in teatro, è da lì. Non puoi portare un artista, pagarlo quello che lo paghi, spendere quei soldi per parlare 2 ore di sesso, droga e rock and roll, perché non è giusto, non è giusto quando noi stiamo qui a dire che non ci stanno soldi. Non è neanche giusto che si vada a cavalcare dei carrozzoni partitici o politici per fare manifestazioni, per registrare un filmetto di 15 minuti da mandare a Bruxelles che vedranno solo quelli di Bruxelles. La regione Abruzzo ha speso 400 milioni per portare il concerto di Sting. La RAI però non lo ha trasmesso. La RAI non lo ha trasmesso, il filmato non l'abbiamo visto, il parco non ha avuto nessun incentivo turistico, anche perché mancano le strutture. Come possiamo portare i turisti se mancano le strutture? Quindi tutte queste mezze verità, mezze realtà ci fanno male come cittadini, perché probabilmente abbiamo il vezzo di non dire le cose come stanno. Le cose stanno così, cioè, soldi ce ne sono, fondi ce ne sono, sono mal distribuite perché c'è un'eccessiva polverizzazione dell'associazionismo. L'associazionismo che spesso non è sotto controllo. Faccio un esempio. Un'associazione che porta un progetto in comune, il comune non si preoccupa di chiedere oltre al progetto il verbale di assemblea firmata da tutti i soci dell'associazione. Le associazioni si racchiudono, si nascondono dietro il singolo, e questo è nell'80-90% dei casi. Allora che cosa bisognerebbe fare? Perché il problema non è dire non ci sono gli spazi, il problema è dire vogliamo fare questo. E cosa deve fare il comune? Il comune deve censire le associazioni e censirne i verbali di queste associazioni, sapere chi, come, quando e dove è nata. Perché non è possibile
che ad esempio per i progetti destinati alla regione le associazioni devono avere almeno 3 anni di attività per poter operare, non 3 giorni, 3 anni. 3 anni dove devono dimostrare di aver raccontato la città e parte della sua cultura. Questo non accade. Chiunque abbussa. Altro sistema non onesto. Il fatto che il comune ha un assessorato alla cultura e un assessorato alle politiche sociali. Le associazioni vanno così suddivise. Le associazioni culturali che fanno cultura vanno, se lo meritano, ad attingere a fondi che il comune ha per la cultura. Niente a che vedere con le associazioni cosiddette no profit, che vanno ad attingere tutti a quel capitolo. Se c'è un assessorato alle politiche sociali, si attingerà a quel capitolo. Il comune deve darsi un capitolato per le associazioni. 100 milioni, un capitolato. Dopodiché deve tutelare l'associazionismo vero, l'associazionismo che da anni racconta la città, e quindi dovrà avere un capitolato annuo da destinare a Spazio 3, da destinare alla Benedetto Marcello, al Coro Verdi, al Coro Zaccaria e quante altre associazioni operano di fatto sul territorio. Perché quelle associazioni che stanno 30 anni sul territorio non devono vedere polverizzati il loro diritto di esistere, perché nasce un'associazione ogni 15 giorni. Questa è la verità di fatto. Museo o non museo? Museo certo, ci vuole il museo. Il museo racconta la propria civiltà, l'identità di un popolo, la capacità della propria sensibilità di raccontare la propria storia. Ma sul problema della politica museale, questa è la quarta volta che ci vediamo. Ed è la quarta volta che stiamo a dire la stessa cosa. Questo è il problema grave. Che noi faremo, che apriremo. Mi ricordo l'anno scorso io sono intervenuto da là e c'era il rappresentante nel Museo Civico di Teramo che partiva proprio dall'impossibilità di poter operare perché le attività culturali sono dismesse dal pubblico. Cioè il comune potrebbe essere il tramite. Il comune di Teramo non deve avere un ufficio a scuola che si preoccupa qual è l'autista che va a prendere i bambini. L'ufficio scuola del comune di Teramo deve poter programmare, progettare, insieme alla realtà esistente sul territorio, la drammatizzazione, l'insegnamento della musica. Non vai a fare 350 concerti di 20 minuti nelle scuole e dire che fai educazione musicale, perché non è quella l'educazione musicale. Il ritmo, il suono, il timbro, questo racconta la musica. Non il tizio che sta all'ottavo anno di violino che va a suonare 20 minuti. Perché il problema della confusione del ruolo della cultura è un problema gravissimo. E dove sta questo problema? Sta nel fatto che mancando la referenza un sacco di marmellata arriva nelle scuole, nelle piazze, nelle città, in teatro. Quindi questo è il problema. Finisco. Quindi questo è il problema. Quindi non stiamo a raccontarci. Il problema dei fondi esiste abbastanza limitatamente, perché poi vediamo che il comune o l'amministrazione provinciale o anche la regione interviene in modo straordinario a fare cose di dubbia validità. Quindi cerchiamo prima di snellire, di mettere in condizione le associazioni di lavorare, quindi creiamo cioè da qui deve uscire il fatto, il comune sì, finalmente il comune nel 1997 stabilisce per legge comunale che ci sarà un capitolato destinato alle associazioni previo progettualità e ricaduta sul territorio, dopodiché riconosce come fanno a Pescara, come fanno ad Aquila, come fanno a Chieti, ad alcune associazioni, vere associazioni, il diritto di esistere e di non dover elemosinare. Quindi un capitolato che vada a coprire le spese e le attività di queste associazioni. Grazie.
proviamo a dire qualche altra mezza verità per dimostrare che invece di dire faremo, vedremo, possiamo riuscire a dire finalmente facciamo e vediamo. È evidente che la programmazione culturale del 97 è stata già stabilita, ovviamente, è stata seguita dall'assessorato alla cultura, sono stati inviati i programmi e i progetti agli enti interessati per i finanziamenti. E devo dire che già nel bilancio dell'anno scorso erano previsti contributi ad hoc proprio per alcune associazioni storiche che fanno cultura a Teramo, e ovviamente riconfermeremo anche quest'anno questo tipo di indirizzo. Quello però che mi interessa un attimo sottolineare è cercare di così di illustrare un po' più dettagliatamente quello che questa amministrazione comunale sta cercando di fare proprio per luoghi e iniziative culturali. Voi sapete tutti ormai che la prima cosa che fece questa amministrazione appena si insediò, il primo finanziamento lo dedicò alla valorizzazione di Teramo archeologica, cioè di rispondere a una vecchissima esigenza che era quella di dare sistematicità nel valorizzarlo al patrimonio archeologico di Teramo. Sono stati investiti 6 miliardi, i lavori sono in corso i lavori, e pensiamo che alla fine, quando i lavori saranno realizzati nel corso del 97, quindi non stiamo parlando di tempi lunghissimi, noi avremo la possibilità di avere un itinerario storico-archeologico a Teramo sistematico, nel senso non casuale, con un itinerario. E quindi, come, scusa? Sì, secondo me sì, ovviamente ci possono essere opinioni diverse. Ovviamente si poteva fare altro, però adesso vediamo l'altro. Questa è la prima cosa. Abbiamo riavviato i lavori per il completamento del museo archeologico, e a primavera è pronto il museo archeologico, che vi assicuro sarà di livello, e sarà disponibile quindi di nuovo la sala San Carlo, che è una sala ottima, polivalente, vedi che facciamo, una sala San Carlo, 140 posti, sapete che ha un'acustica stupenda, e quindi avremo subito un luogo che tutti conoscono molto bene per iniziative culturali. Nello stesso tempo, sì, è 140 posti, sì. Prego. Sì, ma parliamo di fatti. La società dei concerti ha già fatto questo ragionamento, perché ovviamente paga lei, quindi interessa. Sì, nello stesso tempo sono in corso lavori al museo civico per ampliarne gli spazi. Riusciremo a fare un terzo piano, e potrebbe essere il luogo dove potrebbe andare la Galleria d'Arte Contemporanea di cui stiamo, che stasera, per cominciare, ma come sai ci sono altri spazi che possono essere messi a disposizione.
Scusate se sono così pedissico, però siccome sono stato invitato, siamo stati invitati a parlare di fatti, allora, è in appalto, quindi è avviata la gara d'appalto per il recupero del teatro popolare, per adesso con una somma che non ricordo bene, 130-140 milioni, quindi si recupera una struttura, anche quello un luogo storico di produzione culturale, ovviamente meno grande della Sala San Carlo, però cerchiamo di dare risposte, diciamo, a varie dimensioni. E ci sono lavori in corso per il recupero di Torre Bruciata, come sapete, primo lotto. Il secondo lotto andrà in gara d'appalto nei prossimi giorni per il rifacimento di Piazza Sant'Anna. Però nel primo lotto di Torre Bruciata, oltre al recupero della torre, che è tuttora in corso, come chiunque può vedere, e sono già pronti degli spazi proprio dietro il comune, degli spazi già pronti che noi riteniamo può essere la risposta immediata all'esigenza di uno spazio per mostre. Manca questo spazio in questo momento nella città di Teramo, questo spazio è stato denunciato più volte dagli artisti teramani. Noi riteniamo, facendo una riconsegna parziale di quel lavoro, quindi quello spazio di metterlo subito a disposizione degli artisti teramani per l'esposizione. Poi ci sono altri progetti di cui ha parlato Marco Quartioni, che certo possono essere definiti come un faremo, però come si sa le realizzazioni iniziano con una decisione, con una progettazione, e allora noi ci stiamo misurando con l'ardito compito di restituire a Teramo un teatro auditorium di almeno 500-600 posti. Questo è un obiettivo nostro sentito molto forte. Siamo riusciti ad avere un finanziamento di 7,5 miliardi, quindi c'è già il finanziamento, quindi fatti concreti. Il Consiglio Comunale ha già espresso questo impegno, andremo adesso, appena avremo avuto la conferma del finanziamento, vedremo le modalità, se può essere un concorso di idee, perché voi capite che un auditorium merita un concorso nazionale di idee per farlo, e ovviamente coinvolgeremo, credo, tutta la città anche per decidere dove collocare questa struttura. Quindi un fatto molto molto concreto, così come è concreto un progetto di recupero del Castello della Monica per ridare dignità a quel luogo, e in questo momento mi sembra molto molto logorato, abbandonato, e può essere anche quello, c'è un progetto molto interessante, siamo convinti che si possono trovare finanziamenti per il recupero di quella struttura. C'è poi il discorso, anche qui c'è un finanziamento già stanziato, che è quello, era contenuto però nella legge che prevedeva una terza galleria dentro il Gran Sasso al servizio del centro del laboratorio di fisica, e in quella legge che stanziava 100 miliardi erano previsti 4 miliardi per, veniva definito un museo della scienza. Noi siamo convinti che più che museo della scienza si possa fare un centro didattico scientifico legato all'osservatorio di Colurania e al laboratorio di fisica sotto il Gran Sasso, che può diventare un centro originale in quest'area geografica, che ovviamente va al di là della regione Abruzzo, di grande interesse. Mi hanno detto molti professori che per vedere un centro di questo tipo si parte e si va a Milano, si va a Torino, o adesso ho visto a Napoli Bassolino ha fatto una cosa analoga. Noi riteniamo, essendoci questa somma già stanziata, c'è cioè un finanziamento mirato,
Abbiamo proprio nei prossimi giorni, ci sarà un incontro con l'Istituto Nazionale di Fisica per vedere come avviare rapidamente questo discorso. Beh, voi capite, insomma, che tra quello che si concretizza subito e quello che si può concretizzare in un lasso di tempo abbastanza vicino, voi capite che ci sono cose molto concrete in programma. Noi ne abbiamo già parlato con gli altri amministratori, ovviamente ci piace molto l'idea di avere a Teramo opere di autori contemporanei, di Carlo Levi e di altri autori contemporanei. Quindi noi prendiamo l'impegno questa sera qui di lavorare per assicurare immediatamente spazi fisici adeguati e dignitosi per un evento, un'eventualità di questo tipo. Quindi questo impegno lo prendiamo con molta fermezza e lavoreremo di conseguenza. Allora diamo la parola a Gigliola De Donato. Come ospite occuperò pochissimo tempo, anche perché mi pare che questa sia una riunione di lavoro di grande interesse e soprattutto ricca di spunti, di stimoli e di sollecitazioni, oltre che di una quantità notevolissima di informazioni. Ringrazio in particolare Pasquale Limoncelli, che mi ha dato l'occasione di partecipare, sia pure come spettatrice, ma anche per quel tanto di testimonianza e quel piccolo contributo che posso darvi. E l'amministrazione di Teramo, l'amministrazione comunale, l'assessore alla cultura, il vice sindaco, che ci hanno già offerto una notevole messa di informazioni sulle iniziative in corso. Bene, da esterno posso dire che questo è segno, questa riunione, questo incontro è il segnale di tempi che cambiano. Io vorrei vedere l'aspetto positivo di questo incontro, anche se riconosco la validità degli interventi che si sono fatti, soprattutto quello del giovane Gallo che ha detto delle cose sacrosante e su cui tornerò fra pochissimo. Mi ha fatto pensare, mi ha fatto ricordare quel verso, ahimè, grande e insieme doloroso di Bertolt Brecht, che dice: povero quel paese che ha bisogno di eroi. Ecco, la fatica enorme per la più piccola delle iniziative, per realizzare non se stessi, ma per realizzare qualcosa per la comunità, costa tanta fatica ed è un delitto che si è affidato al sacrificio dei singoli. Bene, questo ci conduce a considerare che il punto di partenza è quello che è venuto fuori fino ad ora da questi lavori, cioè la necessità di consorziare, di coordinare le competenze, gli impegni, i finanziamenti, gli sforzi, ma soprattutto le istanze culturali che bisogna realizzare grazie al concorso di tutte le competenze, sia di quelle amministrative, sia di quelle culturali, e non solo di quelle culturali della città di Teramo, perché anche queste forme possono poi restare incapsulate dentro una logica campanilistica tutta interna a un discorso troppo limitato. Cioè occorre che insieme alle competenze amministrative, alle competenze culturali e alle spinte che provengono dai bisogni reali della base, quando dico base intendo la scuola, intendo i giovani disoccupati, intendo tanti artigiani, artisti, operatori culturali, che hanno professori, studenti, che hanno una grandissima necessità di incontrarsi e di coordinare il lavoro, perché non è l'amministrazione culturale in sé l'unico referente. Referenti diventa l'intera collettività. Ora voi come città di Teramo avete il privilegio di godere di una condizione geoculturale particolarmente felice,
Teramo appartiene a una delle località più belle dell'Abruzzo, da un punto di vista naturale, paesistico. Io sono rimasta ammirata attraversando il trafore, arrivando poi di fronte al Gran Sasso, sia pure così, così nuvoloso e tempestoso. Comunque sono rimasta colpita da questo spettacolo e poi dall'idea che a pochi passi c'è il mare. Ma queste sono delle realtà che mica tutte le regioni posseggono, ma questo è già di per sé un privilegio. Aggiungete il patrimonio culturale estesissimo e stratificato. Io ho visto, grazie all'amicizia di Paolo Tella, che lavora, un valoroso operatore culturale che opera altrove, nel Molise però, insomma, siamo lì, e alcuni stampati che riguardano la regione molisana, anche lì, patrimonio artistico formidabile, che ha bisogno soltanto di essere conosciuto. E tanto più allora ritengo mostruoso quella paradossale contraddizione tra la forbice, insomma, tra questo così vasto, ricco, antico, glorioso, nobilissimo patrimonio culturale del nostro paese e l'avvilimento in cui appunto giace la cultura. Lo diceva prima Manlio Gaddi, si chiama, legato a Zancanaro, no? E il figlio di Zancanaro, benissimo, questi patrimoni artistici che è svalorizzato. Io vi faccio l'esempio, appunto vengo qui e come docente universitaria nel settore delle scienze umane, anzi della letteratura, quindi umanistica, quindi di quegli operatori culturali che sul territorio possono fare molto con nuove competenze, con una ristrutturazione seria dell'università, collegamento tra università, scuola e amministrazioni e progetti e progettazione regionale delle nuove figure professionali che devono nascere per la valorizzazione di questo patrimonio. Dicevo, questa realtà così complessa, pensiamo per esempio alla condizione in cui versa una fondazione nata per volontà e su ispirazione dello stesso autore, del pittore maestro Carlo Levi, che lascia le opere, il patrimonio, tutto il suo patrimonio artistico, crea questa fondazione e pone come primo punto del suo statuto la valorizzazione, la visibilità, la pubblicizzazione delle opere e quindi tutte le forme di esposizione delle opere, quindi di conoscenza e, come dire, socializzazione di questo patrimonio alle comunità che ne facciano richiesta. Infatti nello statuto è contemplato tra i primi punti delle iniziative, delle attività da portare avanti, è contemplata l'idea di un sistema di comodati, cioè di affidamento a termine per 10-15 anni, perché bisogna vedere se poi le amministrazioni sanno valorizzare questo patrimonio, in caso contrario si ritirano, si danno ad altre amministrazioni. Il patrimonio artistico e poi anche parallelamente a questo tipo di disseminazione delle opere in diversi centri, Matera è uno di questi, Teramo ci richiede un cospicuo numero di opere di Carlo Levi, altre città, Torino, soprattutto Alassio, città cara a Levi, ed altre ancora, Ferrara pare, si avviano a raccogliere e a valorizzare questo patrimonio. Ma se questo appunto si fa per un pittore e se questo si potesse fare per altri pittori, ma non solo per gli artisti, pensiamo alle mostre, anche mostre di ogni tipo, alla valorizzazione delle arti, dell'arte musicale. Ho sentito parlare dei tanti gruppi musicali presenti nella città. Bene, questo significa non solo cultura, ma lavoro.
E tutto questo non può essere disperso. Io mi auguro che al più presto l'amministrazione porti avanti i progetti che ha in cantiere, perché ritengo che questo dà lustro alla città, dà lustro alla cultura e soprattutto, come io mi auguro, dia avvii quel decollo di un nuovo tipo di occupazione e di una nuova collocazione dell'Italia in Europa, che per, voglio dire, una collocazione che ci permetta di essere caratterizzati per le ricchezze che abbiamo, le quali certamente comportano un impegno finanziario, almeno possiamo dire un impegno finanziario che può essere anche in perdita fino a un certo punto, perché è chiaro che si investe e non ci danno subito quattrini, ma nella prospettiva dei tempi medio-lunghi, diciamo, ma forse anche più, meno lunghi di quanto non pensiamo, questo avrà un ricasco positivo, di questo siamo certi, e contribuiamo in questo modo anche a cambiare la qualità culturale di questo nostro paese, perché se ci dovessimo regolare appunto su quello che ci trasmette ogni giorno la televisione, ecco, noi dovremmo sentirci ormai veramente sfiduciati e privi di voglia di agire. Si tratta soltanto di rimboccarsi le maniche, io credo, e dare il meglio delle nostre capacità, soprattutto dare slancio alle nostre speranze, soprattutto darle ai giovani che ne hanno tanto bisogno. Grazie. Dobbiamo dare la parola a Canton, che viene da Feltre, a Sandro Melarangelo, poi a Nisi. Sì, sì, no, c'è spazio per tutti, un attimo solo. Ringrazio l'amico Limoncelli di questa città, retta da lui con molta serietà, con molto impegno, con molto sacrificio. Io lo posso testimoniare, come lo può e lo ha già testimoniato l'amico Gaddi, che da decenni ne siamo amici. Questa triade che è qui presente. E vorrei entrare subito sotto l'aspetto politico e amministrativo e della difficoltà in cui la Galleria d'Arte Moderna si trova in questo momento, e siamo qui convocati per discutere di essa e di altre problematiche attinenti alla cultura che sono emerse in questo dibattito. Direi di estrema e di fondamentale importanza, che non riguardano solo la vostra città ma l'intero territorio nazionale. Ho sentito degli interventi che meritano un'elevatura di questo livello. Direi però una cosa, che l'amministrazione è sensibile, è stata sensibile alla convocazione e al dibattito di questi problemi nel vostro territorio, nella vostra città. Assente però, mi sembra, sia la provincia, se non è presente qualcuno in sala. E beh, questo mi meraviglio da ex amministratore per aver seduto nei banchi delle amministrazioni comunali per 26 anni e per aver fatto il sindaco di un piccolo comune per 13 anni e per aver seduto nei vari consigli comunitari a livello di comunità, montane, di province, eccetera, e di consigli regionali, sempre sul piano amministrativo. La provincia, essendo anche di una parte politica che io ho sempre condiviso, e tutti i presenti, Manlio Gaddi, lo stesso Limoncelli, eccetera, ne eravamo, ne siamo da quella parte, non doveva essere, non doveva disertare a questo importante appuntamento che non riguarda solo il comune di Teramo, ma riguarda la sua città, la città nel suo insieme, la provincia, la regione, il territorio, la nazione stessa, come ha detto la signora Gigliola nell'ultimo suo intervento. Dico grazie a Limoncelli, un operatore instancabile, che l'ho trovato fra le nevi delle montagne bellunesi, che percorre 1200 chilometri in un sol giorno, in due giorni, per arrivare nelle nostre valli a trovare Augusto Murero, per arrivare a Padova a trovare Tono Zancanaro, o per correre a Milano dall'amico e compagno Ernesto Trecani e per andare poi da Carlo Levi prima, per non parlare di Gottuso. Ebbene, ti dico, caro Limoncelli, che proprio ieri, guardando nel mio archivio fotografico, ho trovato una fotografia che risale esattamente a 20 anni fa, il 25 gennaio di questo mese.
dove tu eri presente a Feltre assieme a Raffaele Alberti, assieme a Gottuso, assieme a Tano Zancanaro, a Vedo, a Pizzinato, a Zegain, ai Murer, in questa manifestazione che si chiamava Omaggio a Federico García Lorca, il poeta assassinato nel 1936 dalla Falange. Una mostra che a 20 anni di distanza io sto riproponendo nel mio territorio e vi inviterei di fare un pensiero per riportarla anche nel vostro comune o nei vostri territori, perché pur essendo una mostra di grafica ne è stata di grande impegno in un momento politico difficilissimo, quando certamente in Spagna non si poteva andare come adesso tranquillamente avendo una tessera di sinistra, ma dovevamo ancora abbattere il franchismo. Ecco, dico che le amministrazioni provinciali e amministrazioni locali di un certo colore ne devono considerare e portare avanti questi discorsi, queste iniziative. Ebbene, il 25 gennaio, a 20 anni di distanza, noi la porteremo e la inaugureremo a Vittorio Veneto, che voi tutti conoscete come città, che fu la città nel 15-18, e c'è anche un monumento ai cavalieri di Vittorio Veneto. In quell'occasione ci sarà anche Mario Gaddi, penso anche l'amico Limoncelli, e poi vedremo l'itinerario che farà. Vorrei dire che 20 anni fa c'era molta più attività, e questo l'ho sentito anche di Limoncelli, 15, 16, 18, 10 o 9, ma le attività culturali vengono penalizzate dalle nuove forze politiche che stanno avanzando. Le nostre forze politiche ci stanno umiliando in questo senso. Troviamo sempre una maggior difficoltà nel proporre iniziative culturali anche di bassissimo costo, con impegni, sacrifici enormi da parte di collezionisti, degli operatori del settore, non di quelli che si sono arricchiti e hanno fatto i miliardi, ma di quelli che credevano all'arte, nell'amicizia nell'arte, nella cultura che l'arte esprime e porta in sé, cultura, arte, poesia, eccetera. Ecco quindi che penso, dalle promesse fatte, dagli interventi fatti dagli amministratori, ci si possa vedere all'orizzonte anche una soluzione per questa galleria d'arte moderna che tanto ha fatto, che tanto ha dato lustro a questa vostra città e che tanto ha dato lustro alla vostra provincia e che tanto ha dato lustro nel territorio, perché mi sembra, Neretto, ci sia un grande monumento alla Resistenza, inaugurato, guarda caso, dall'allora uno che è sotto processo, a Teramo. Che è un monumento bellissimo, un partigiano che sventola una bandiera, è qui a Teramo, che sventola la bandiera, e questo è il frutto, la pazienza, il sacrificio, la caparbietà, l'insistenza di Limoncelli. Cioè, siamo riusciti a avere un'opera importantissima a livello di Augusto Murer in questa piazza, e guardate che i monumenti alla Resistenza di Augusto Murer sono 18, compreso il vostro di Vittorio Veneto, e Murer è uno dei grandi, è dedicata una galleria, una sala alla Galleria Hermitage di Leningrado. Altrettanto possiamo dire di, e penso che anche la famiglia non si sottrae o non si sottragga a dare un'opera nella futura galleria d'arte moderna che il vostro comune andrà a allestire. Ringrazio qui l'amico Manlio Gaddi per aver già persi già impegnato come erede universale di Tono Zancanaro di dare delle opere a questo museo che voi farete. Questo lo dobbiamo a chi nel campo dell'arte si è impegnato come il nostro amico Limoncelli. Ecco quindi, dico, è un grande artista che è Tono Zancanaro, che ha abitato da voi a Giulianova, era amico e legato a questa città. Quando 5 anni fa, non voglio essere lungo ma voglio precisare, andammo a fare una mostra esattamente al Pushkin, la direttrice di questo museo disse: ci troviamo di fronte al più grande grafico e artista sul piano grafico degli ultimi secoli. Ecco quindi che quale contributo può avere dall'esterno questa vostra pinacoteca che andrete a creare, però lo dobbiamo a determinate persone che sono impegnate e che oggi fanno da tramite, perché persone come me, come Gaddi ed altri sono qui presenti a questo importante dibattito che l'amministrazione sta portando avanti assieme alla Galleria d'Arte Moderna. Altro non mi allungo più di tanto, sono d'accordo con quello che diceva Manlio Gaddi, che dobbiamo impegnarti fortemente, eroicamente, con impegno massimo, perché dalle nostre scuole
non vengano fuori asinelli, perché avremo dei grandi asini che amministreranno domani il nostro paese e l'Europa. Quindi l'impegno primario è verso la cultura dei comuni, delle province, delle regioni e dello Stato, se ancora ci crediamo. Con questo io vi ringrazio. Scusatemi se sono stato un po' pesante, lungo in questo mio intervento, ma ho inteso dare un piccolo contributo per quello che conoscevo, sapevo di Limoncelli, che l'amicizia che legava a questa città di artisti che ho citato ed altri artisti ancora. Quindi grazie e speriamo che si possa risolvere. Mi complimento anche per l'iniziativa della giunta comunale sul piano della risposta che questo signore, la mia destra, ha dato su alcune domande, forse non posso dire polemiche, forse erano messe là sotto un punto di domanda, però sono rimasto sorpreso, perplesso e favorevolmente colpito da quanto ha detto lei, sperando che vada in porto, perché le idee sono veramente buone. Vi ringrazio, scusatemi. La parola, dai Sandro, a Sandro Melaranca. Va bene. Io vorrei ritornare, anche perché la sollecitazione fatta dal collega che sta in fondo alla sala, vorrei ritornare al problema concreto che ha Pasquale Limoncelli con la chiusura della propria galleria. Non perché non mi senta di parlare di una politica culturale del comune di Teramo e dell'amministrazione provinciale, ci mancherebbe. Ci sarebbe da dire tantissimo, anche perché su questo settore noi siamo impegnati da sempre. Io ho fatto parte persino dell'ente manifestazione teramana, che è rimasta sulla carta dal 1976 in poi e mai è stato abrogato dal Consiglio Comunale quel progetto, però di fatto l'ente manifestazione sta sulla carta e in alternativa non è stato fatto niente. Ripeto, non è che io non voglia parlare di tutte le problematiche culturali della città di Teramo e delle varie carenze delle strutture, perché di queste ne parleranno gli operatori del settore, vedo presente altre associazioni, anche Teramo Nostra, di cui faccio parte, altri parleranno in generale. Mi limito invece a quello che mi riguarda personalmente come operatore del settore arti figurative, e sento tra l'altro io un insegnante di un liceo artistico, che un liceo artistico non voluto da me evidentemente, ma un liceo artistico statale voluto da un piano didattico nazionale e sollecitato anche dalle autorità locali, sforna ogni anno decine e decine di diplomati, così come pure il più anziano istituto d'arte di Castelli, decine e decine di diplomati nel settore delle arti che proseguono poi all'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. È stata creata negli ultimi 30 anni anche un'Accademia di Belle Arti sul territorio regionale, che si qualificano pittori, scultori, scenografi, decoratori, e che dopo questa qualifica, sollecitati da queste istituzioni pubbliche statali, quando ritornano a casa, a Teramo, e i castellani considerano Teramo, i diplomati di studio d'arte di Castelli considerano molto sicuramente Teramo anche la propria casa, nel centro capoluogo di Teramo non ci sono spazi espositivi per poter garantire il minimo di attività che deve avere la nuova generazione di artisti, le nuove leve, l'arte contemporanea. Ora il vice sindaco Geni Di Pietro ci ha dato una risposta ben precisa, è stato individuato uno spazio nei pressi dell'amministrazione dell'edificio storico del comune, qui dietro, accanto, che dovrà essere la galleria espositiva permanente, io spero, che non ci siano altri usi, basta con queste sale plurifunzionali, perché poi sono per tutto e per niente, è una città
che vuole dotarsi di 1000 sale polifunzionali, ma non riesce a dotarsi di una sala specifica per ogni settore. Un locale deve essere un cineforum, un altro locale deve essere la sala concerti, altro locale deve essere per l'attività espositiva. Non si può essere generici. Possiamo accettare questo quando non ci sono spazi. La città è piccola, è un paese, in un solo contenitore si possono svolgere 1000 attività. Quando invece, come ci raccontava la responsabile di Rifondazione Comunista, nella città, nello stesso tempo, in modo concomitante, avvengono varie iniziative, quantomeno queste varie iniziative vengano dislocate nei vari locali. Allora, quindi siamo d'accordo che c'è finalmente questa sala espositiva pubblica e abbiamo assicurato il minimo indispensabile affinché i giovani artisti possano svolgere questa attività. Però ritorniamo al problema di Pasquale Limoncelli. Noi questa sera siamo stati sollecitati, sensibilizzati, perché un operatore culturale del settore delle arti figurative è stato mandato allo sfratto e quindi smetterà di fare l'attività che per 30 anni ha fatto, assicurando alla città un luogo d'arte e una continuità nell'attività culturale. Quindi, qual è la risposta? Si dice che l'amministrazione provinciale, questa sera assente, non riesce a conciliare gli interessi del pubblico con l'interesse del privato. Sembra una cosa inverosimile che in un edificio così ampio di proprietà provinciale, l'ex Palazzo Delfico, non ci possa essere una piccola porzione di spazio per l'attività d'arte. E non è possibile, perché io non credo che la biblioteca allogata lì possa occupare questo ampio edificio più grande dell'altro dove si trovava e riesca a sistemare tutti i libri in tutte quelle stanze. Possibile che riuscirà ad occupare tutto questo? Qual è questa grande biblioteca, che è grande la biblioteca Delfico, ma ha necessità di questo grande spazio? Stiamo vivendo di questi tempi a Teramo un'aria di megalomania, perché sappiamo anche di un altro progetto interessantissimo, quello del museo archeologico, ma anche lì il museo archeologico viene sistemato, ed è bene che venga sistemato, ma non è giusto che venga sistemato in un posto così ampio e tutto questo grande stabile venga adibito al museo archeologico e in quel museo archeologico non possa essere trovato uno spazio per attività espositive. Ora, ritornando al problema, Pasquale Limoncelli non può stare nell'ex Palazzo Delfico accanto alla biblioteca perché non è conciliabile dal punto di vista culturale, non è conciliabile che il pubblico dia spazio a un privato. Ora, noi sappiamo che in tanti altri luoghi, in palazzi più importanti e storici, a Roma la Galleria d'Arte Antica, che ha sede nel storico, artistico Palazzo Barberini, ha accanto sale espositive per l'arte contemporanea, e non è scandaloso. Qui a Teramo invece evidentemente lo è, ma qual è l'altro problema? Perché il privato non può essere sostenuta dal pubblico. Io, tutti quanti sanno chi sono, quali sono i miei orientamenti politici, le idealità che ho rispetto alla costruzione di un nuovo ordine, di un'economia che deve puntare più al pubblico, al sociale, che al privato. Però è vero pure che noi viviamo in una situazione dove viene esaltato. Ci sono filosofi, che non sono i miei tra l'altro, che esaltano la necessità di far vivere e convivere per un interesse, un benessere evidentemente collettivo, il pubblico al privato, l'economia pubblica con l'economia privata.
Io, leggendo qualche tempo fa una storica rivista, Primato, di una rivista per le arti figurative, una rivista di cultura, si celebra il 50°, nel 1938 il ministro della cultura nazionale, e non vorrei essere scambiato per un simpatizzante del ministro della cultura nazionale del 1938, però questo ministro della cultura nazionale nella sala Borromini a Roma convocava tutti i sovrintendenti che in quell'occasione furono distinti. Le sovrintendenze non potevano riunire tutto, ma dovevano essere divise in tre settori: le sovrintendenze per l'arte, per i monumenti, per le gallerie. Ebbene, in quell'occasione il famigerato ministro della cultura nazionale, che però tanto ha fatto per le arti, il ministro Bottai, sostenne che bisognava stimolare il collezionismo privato, dopo aver assicurato con la legge del 2% lo stanziamento del denaro pubblico a favore degli artisti, ma stimolava il mercato, le gallerie private, affinché si potesse dare un contributo e uno stimolo per la creatività. A Cortina organizzarono una mostra delle gallerie private che oggi viene raccolta in quella esperienza, in un volume storicizzata, esaltata, e che è una delle pagine più belle dell'arte del Novecento. E si segnalavano le gallerie, la Cometa a Roma, il Grattacielo a Milano, la Galleria Genova a Genova, che avevano dato tanto, e Corrente di Milano, che avevano dato tanto per stimolare le arti figurative. Cioè si segnalava l'attività privata, ma rivolta al pubblico e alla libertà creativa, che invece oggi noi non consideriamo. Anzi, ce ne scandalizziamo, vengono lasciate le iniziative private qualificate, stiamo parlando di iniziativa privata qualificata che nel 30 anni si è distinta, la lasciamo morire, e poi nel contempo non è che facciamo qualche cosa in alternativo. Avessimo creato una galleria d'arte contemporanea con uno stanziamento cospicuo oltre lo spazio fisico per stimolare la creatività e la valorizzazione dei nuovi talenti. Giammai questo. Nello stesso tempo, però contemporaneamente, censuriamo, sfrattiamo l'ultimo luogo artistico che c'è nella nostra città, che è gestita da Pasquale Limoncelli e che mai ha discriminato gli artisti, che ha dato possibilità, oltre ai grandi maestri, di incontrarsi con il pubblico provinciale, ma anche di far conoscere i nuovi talenti, le nuove generazioni. Io spero che all'appello che ha lanciato Pasquale Limoncelli rispondano tutti gli artisti, come vedo tanti artisti qua presenti, vedo anche l'artista pescarese Franco Summa, sensibile a questo appello di Limoncelli. Io spero che tanti artisti si muovano per sensibilizzare le autorità, l'amministrazione provinciale, perché il comune già ha dato una risposta, l'amministrazione provinciale, affinché possa convivere nella struttura del Palazzo Delfico, senza essere troppo megalomani, ma calandosi nella realtà locale e tenendo conto che esistono anche esigenze culturali di ordine pittorico-artistico, per far sì che la Galleria d'Arte di Limoncelli rimanga, seguiti a vivere per altri 30 anni.